Oltre 27.000 euro per avviare un progetto di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici del territorio. È la somma che il comune di Alcamo è riuscito ad ottenere dal Ministero dell'Interno per il progetto Scuole Sicure 2020-2021. L'attività per la quale è stanziata una somma che per l'esattezza ammonta a 27.535,23 euro consiste nell'impiego di personale di polizia municipale con prestazione di lavoro straordinario per 12.400 euro, compresi oneri a carico del Comune, per la prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, quindi 1.300 euro per attività promozionale, anche con distribuzione di volantini ed opuscoli mirata alla prevenzione. Inoltre si prevede l'acquisto di un veicolo con i colori di istituto equipaggiato con lampeggianti e sistema supplementare di allarme per una spesa di 13.835,23 euro. Il comandante della Polizia Municipale Ignazio Bacile afferma che in questo periodo di emergenza legata al Covid il progetto è rimasto fermo. Adesso stiamo valutando quando poter attivarlo. Il Comune di Alcamo, come riporta la relativa determina, nel mese di maggio scorso aveva presentato in Prefettura di Trapani la domanda di accesso al contributo per il progetto. Quindi a settembre la Prefettura ha comunicato che l'istanza di finanziamento è stata accolta dal Ministero dell'Interno per il suddetto importo. Pertanto, il 9 ottobre 2020 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa dal sindaco di Alcamo Domenico Surdi con la prefettura per regolare i reciproci impegni in relazione all'attuazione del progetto, finalizzato ad informare e sensibilizzare la popolazione scolastica circa i gravi rischi in cui i giovani stessi incorrono dal momento in cui potrebbero entrare nel tunnel della droga. Una piaga che purtroppo ad Alcamo negli anni ha continuato a manifestarsi con una certa gravità, dimostrata anche dalle attività dei servizi pubblici di prevenzione e cura delle tossicodipendenze. E le dipendenze Allora. patologiche sono sempre argomento al centro dei dibattiti, ma soprattutto di indagine, di studio, e ne parliamo con il dottor Guido Faillace, che è il responsabile della prevenzione delle dipendenze patologiche per conto dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani, infatti è responsabile dei 5 SERT attivi in provincia di Trapani. Dottore Faillace, in questi mesi di emergenza Covid, come spesso diciamo, com'è la situazione che è venuta delineandosi? La situazione è che per quanto riguarda alcuni aspetti nell'ambito delle dipendenze, l'uso di sostanze, quindi di droghe, specialmente sempre legato al discorso di cocaina o derivati crack, non abbiamo visto sicuramente una flessione. Sicuramente il problema resta sempre evidente. E ci sono richieste, specialmente per quanto riguarda soggetti molto giovani, proprio per l'uso non tanto di cannabinoidi, ma proprio di queste sostanze. E nello stesso tempo non abbiamo visto nessuna flessione per quanto riguarda il consumo di alcolici, anzi, anche se non ci sono, diciamo, le famose riunioni di piazza, lo spostamento della massa di giovani su, diciamo, ambiti specifici del territorio dove prima pub e quant'altro continuano a essere utilizzati, cioè nel senso che i ragazzi li acquistano nei supermercati e continuano ad assumere, ma anche soggetti adulti. E in qualche modo si è vista una certa sensibilità anche per quanto riguarda le donne all'approccio proprio di alcolici. Sappiamo che gli alcolici agiscono sul sistema di gratificazione, in qualche modo intervengono sugli stati d'ansia, però portando notevoli problemi, perché una dipendenza da bevande alcoliche è sicuramente una situazione estremamente critica, è difficile da trattare in una continuità diciamo, di pandemia dove la possibilità di relazionarsi, di stare con gli altri è cosa estremamente limitata. Infatti voi vi rapportate con le scuole in questo momento, in questo periodo, principalmente via web, se ho ben capito, con le Sì, vostre le scuole attività. hanno giustamente evidenziato la necessità di
di continuare il lavoro che abbiamo fatto negli anni, vista la chiusura, diciamo, dovuta proprio alla pandemia. Abbiamo sopperito a questa difficoltà con delle videoconferenze, quindi via web, e in merito a proprio questo noi stiamo strutturando proprio degli ambulatori mediali, per uno qui ad Alcamo e uno praticamente a Trapani, per dare il massimo supporto possibile proprio nell'ambito della prevenzione, per sia in ambito scolastico ma anche per quanto riguarda associazioni e chi ne fa richiesta esplicitamente ai nostri servizi. Quindi ci stiamo potenziando anche in questa direzione, vista la necessità e la situazione in cui ci troviamo. Dottore Fallace, in anticipo rispetto a questa intervista, lei ci ha detto che probabilmente nei prossimi giorni avremo dei dati statistici aggiornati proprio per quanto riguarda questi studi, queste indagini che voi effettuate con una certa costanza e regolarità. Quanto è stato difficile in questi mesi di emergenza Covid effettuare queste indagini? Diciamo, abbiamo dovuto riorganizzare i servizi per evitare gli assembramenti, per evitare praticamente anche l'afflusso ai servizi di utenza numerosa come è stato nei tempi passati. Abbiamo dovuto fare delle liste d'attesa e quindi di fatto calendarizzare gli incontri, ma non abbiamo assolutamente tralasciato i compiti istituzionali, e abbiamo anche offerto sostegno psicologico sempre ma grazie anche allo smart working, e anche facendo gruppi con i genitori su tematiche estremamente significative, perché ripeto, il periodo è particolarmente critico e non bisogna tralasciare nulla, dare massimo sostegno per queste problematiche. Abbiamo notato anche un incremento per quanto riguarda il gioco d'azzardo patologico, anche richiesta d'aiuto per giocatori problematici, che è aumentato, perché diciamo, restando chiuso a casa è facile poi sulla rete accedere ai siti di scommesse e diciamo, continuare a giocare, e quindi anche ad aumentare la questione della dipendenza proprio da gioco. Quindi non abbiamo avuto delle leggere riflessioni per quanto riguarda le giocate esterne, ma un notevole incremento per quanto riguarda diciamo, le giocate online, e i siti sono attenzionati in modo particolare questi sul gioco. Grazie dottore Fallace, avremo modo di aggiornarci con lei quindi nei prossimi giorni, dal momento in cui avremo la possibilità di appunto avere questi dati statistici dettagliati. Bene, la saluto, a presto. Grazie a te.